Rampo da The Last Blood, cioè l'ultimo Rampo sostanzialmente, come si chiama l'ultimo capitolo della serie, è un film che sinceramente non è che mi sia piaciuto, cioè mi è più che altro piaciucchiato, però non è che mi sia piaciuto chissà quanto. Non che gli altri capitoli di Rampo mi piacciono, perché soprattutto i primi tre Rampo mi stanno sul cavolo, il quarto è passabile, il quinto, quest'ultimo però appunto, è abbastanza passabile. Poi sinceramente, tralasciando la scenerazione, perché sinceramente le scenerazioni sono carucce e tutto, relativamente parlando, sinceramente, è un po' troppo prevedibile. Questa, tra virgolette, nipote, o ciò che viene rapita, lui va a recuperare, poi muore, poi lui si vendica, e bla bla bla. Cioè, è un po' banale come trama, cioè potremmo fare un qualcosa di un po' più originale, che ne so. Facevamo vedere, che ne so, che dei messicani andavano a distruggere la casa, oppure, che ne so, se l'abbiamo con lui per qualche sciocchezza, lui, tra virgolette, sciocchezza, e poi lui si vendica, che ne so. Cioè, qualcosa di più. Cosa? Ma ora sto piedi, non so che incipitità è al film, però qualcosa di diverso rispetto alla vendetta sarebbe stato meglio. Che so, che lui per sbaglio uccise un messicano che spacciava in quelle zone dove abita lui, e poi questi messicani cercano, si fa pagare uccidendo questa nipote, e poi si fanno quella o l'altro. Allora, vabbè, che comunque sostanzialmente sempre a questo della vendetta, però almeno è più cosa, lo dico giustificato, però almeno ci sta la diversità. Siamo sempre e gli rapiscono la figlia, gli rapiscono la moglie, e ammazzano quella e quell'altra. E sempre si non ha fatto la vendetta. È un po' troppo usata questa scusa della vendetta. Ora, per quello che mi riguarda, Stallone di per sé ha fatto un discreto lavoro con questo film. E almeno rispetto ai capitoli precedenti, un po' più caruccio il film. Ora, per quello che mi riguarda, questa serie di film, per quanto non è che mi piacciono chissà quanto, ma almeno si differenziano un po' da tanti altri film, perché almeno il primo si vede lui torna a casa, il secondo è così che mi ricordo di che parla, il terzo di qualche altra cosa che non mi ricordo minimamente, il quarto, boh, chi si ricorda, perché sinceramente li ho tutti nel dimenticatoio questi film, per quanto so siano noiosi. Beh, penso di aver detto tutto, e noi ci vediamo al prossimo film, sì, film, scusate, al prossimo video, ciao!